Eccola la copertina firmata dal nostro Alessio Milone. Si riaccendono le luci dello studio 1 di Milano di Sport Italia. È il caso proprio di parlare di Sport Italia Mercato questa sera, perché siamo in pieno mercato. Non era in programma, non era in scaletta, almeno fino a questa mattina. Poi è successo di tutto e di più con il tweet, con la notizia creata ufficiale direttamente dall'Inter. La fascia di capitano tolta di Carri va a Samir Handanovic, ma allo stesso tempo, poi dopo pochi minuti, dopo un paio di ore, addirittura la non convocazione, strappo le parole di Spalletti, la partenza per Malpensa. Abbiamo da Malpensa per Vienna, abbiamo registrato tutto e vi abbiamo raccontato tutto in diretta in questa giornata con il nostro Luca Cilli, quindi vedremo le immagini degli allenamenti, ripercorreremo tutto quello che è successo, perché oggi è stata una giornata gravissima per l'Inter. Ovviamente parliamo di calcio, parliamo di mercato, però parliamo del top player. Il Coeleb comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic. Vedete l'orario, adesso Gianluigi Longari entrerà nel particolare. Non c'è stata una spiegazione iniziale, poi c'è stato subito un susseguirsi di notizie, ma cosa è successo? Allora non c'è il rinnovo, una presa di posizione di Spalletti, no, ma Spalletti non c'entra nulla, c'entra Marotta, ma Ausilio non era d'accordo, no, ma tutta la società è d'accordo. Un caos totale dove probabilmente a sbagliare hanno sbagliato tutti. In una torta da 0 a 100 qualcuno può avere una responsabilità maggiore, qualcuno minore, ma ha sbagliato Mandanara, che continua a parlare, adesso parla anche di calcio giocato, sbaglia Icardi, che non parla, far parlare la procuratrice, la moglie, ma in questo caso non prende posizione. Ha sbagliato Marotta probabilmente a questo punto, perché togliere la fascia è un gesto gravissimo. Domani rinnovi? Tra 6 mesi rinnovi? Non puoi ridare poi la fascia di capitano a Mauro Icardi per quello che è successo oggi. E allo stesso tempo Ausilio che non parla, Spalletti che parla di cose che non gli competono. Un disastro, una polveriera nerazzurra. Buonasera, ben ritrovato ad Alfredo Pedullai. Ci avevano detto che il mercato era chiuso il 31 gennaio. Siamo al 13 febbraio. Buonasera. Però Michele, no, il mercato non chiude mai. Quello che ci hanno detto evidentemente non corrispondeva al vero. È finito? Io penso che le colpe di Marotta, io penso che l'Inter abbia fatto tardivamente una scelta, abbia preso tardivamente una scelta che andava presa già dopo le prime 2, 3, 4, 7, 21, 37 esternazioni di Vande, per me insopportabili sotto determinati punti di vista, indipendentemente dal fatto che lei stesse facendo il suo. Però ci sono modi e modi. Poi non ho mai visto una gente che va in televisione, parla da gente, poi fa la moglie, poi di cui va, cioè, per me l'Inter ha poche colpe. Cioè, la verità per me non sta in mezzo. Per me l'Inter poi può restare, può andare via e può darsi pure. Hai ragione tu quando dici se gliela togli non gliela puoi restituire. È possibile, è probabile, che si vada anche verso un divorzio, però io vedo poche colpe da parte dell'Inter in questa vicenda. Allora, questa è la posizione di Pedulla. Voi sapete che nella nostra trasmissione ci piace prendere posizione, questo non significa che ci sia una scienza, una verità esatta e infusa da parte di quelle che sono le nostre opinioni. Alfredo Pedulla dice l'Inter ha fatto bene, la colpa è di Icardi che segue la signora Mandanara. Vi faremo vedere le immagini di allenamento di oggi, la partenza da Malpensa, il nostro Luca Cilli con la truppa esterna, vi faremo vedere tutto. Però vi presento gli ospiti. Buonasera mister Fabio Bazzani, ex attaccante della Sampdoria. Ciao Michele, buonasera a tutti. Dimmi in 10 secondi e poi presento gli altri. Chi ha sbagliato, sei d'accordo con Pedulla oppure ha sbagliato anche l'Inter? No, sono d'accordo sulla linea di Alfredo, perché credo che un capitano abbia il dovere di rappresentare il proprio gruppo e la propria società. Io credo che né la società e né soprattutto lo spogliatoio in questo momento si sentissero più rappresentati dai Icardi per tutto quello che gli succedeva intorno, quindi era inevitabile toglierlo. Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, buonasera, opinione. Buonasera, buonasera Michele, buonasera a tutti. Sono d'accordo con Fabio, è un gesto inevitabile, penso, forse bisognava, certo, come ha detto Alfredo, farlo prima, certo. L'Inter non ha sicuramente colpe, la situazione è stata gestita male, penso dai Icardi e dalla sua procuratrice, e inevitabilmente si è aggiunto questo. Adesso la società ha dato un bel segnale, vediamo cosa succede. Fabio Rossitto, buonasera. Buonasera, direttore, buonasera. Ritrovato. Buonasera. La colpa. Sono d'accordo anch'io col direttore. La società ha fatto la società. Seria, ha messo in chiaro le cose. Secondo me si è parlato troppo poco di calcio e secondo me questo non è un bel esempio per nessuno, perché distrae sicuramente la squadra, dà un brutto esempio, non mi piace. E per i giovani anche che hanno bisogno, si approcciano al calcio, che devono sognare e vedere queste cose, non è bello. Bisogna parlare più di calcio, più di valori, più di sogni e meno di queste cose qui.
saluto anche come ogni mercoledì sera, perché non è un piacere, è un onore averla negli studi di Sport Italia, Francesca Belussi, tra poco con le quote di bwin. Grazie, buonasera, Michele, buonasera, buonasera a tutti. Che ovviamente sappiamo bwin sponsor vicinissimo al club nerazzurro. Esatto. La Belussi si divide ovviamente tra casa sua a Piano Gentile, un po' Sport Italia e ovviamente tutte le situazioni lavorative, però Icardi rischia di diventare un vero problema, anzi non è un vero caso, ormai è diventato, è diventato un problema. Ne abbiamo parlato tanto del rinnovo di Icardi, ormai siamo arrivati a una situazione dove speravamo per l'Inter, per il calcio italiano, ma per lo stesso Icardi, di non arrivare a questa trasmissione. Ci siamo arrivati all'improvviso, non ci aspettavamo al 13 febbraio dover fare questa trasmissione. Ho capito che qui dobbiamo vedere le grafiche, le immagini dell'allenamento di oggi, la partenza da Malpensa, dobbiamo vedere tutto, però io sono in grande difficoltà, lo dico da conduttore, perché di solito su 4 ospiti, 5 ospiti, 2 la pensano in un modo, Pedula la pensa in un altro. Io questa sera mi ritrovo un po' all'improvviso ad avere... Che dobbiamo fare? No, facciamo ognuno deve esprimere la sua opinione, però io pensavo almeno un contraddittorio, da una parte, dall'altra, Pedula dice una cosa, Bazzani, Rossetto, Bressan, e invece io provo a spingere un po', però siete tutti allineati, l'Inter ha fatto bene e Icardi è il colpevole, ok. Però gli toglie la fascia di capitano. Adesso io spingo un pochino per cercare di alimentare la discussione. Però Marotta si presenta senza aver trovato una soluzione. L'Inter non trova una soluzione. Poi, che abbia ragione l'Inter, bene, ma qual è il punto finale? Che Icardi è un grande campione. Ma che soluzione doveva deve trovare restare, Marotta? E tu così l'hai perso, qual è, però. Qual è non la c'è soluzione? Una soluzione. No, allora intanto la fascia devi onorarla e giustificarla con i comportamenti che non sono stati dei comportamenti. Quindi per me è tardiva, cioè... Qua, cioè, se noi dovessimo entrare adesso in un archivio ipotetico, troviamo 100 situazioni così negli ultimi 7 mesi, parte anche alcune inopportune che vanno al di là, poi è stato coinvolto e trascinato in vicende di gossip, ma questo è un altro paio di maniche. Qual è il mio capitano che mi rappresenta? Quello non mi rappresenta. Io penso che Marotta potesse fare zero, che l'Inter anzi abbia sopportato molto, che Icardi non abbia preso le distanze, che questa situazione guarda poi i like dei suoi compagni, che conterà poco ma conta per me molto, per esempio Brozovic. Non ne potevano più, non vedevano l'ora, ed è una situazione che il mio capitano deve essere il mio capitano. Poi se dobbiamo trovare le colpe anche quando la società non ce l'ha, le possiamo anche trovare, ma nel caso specifico a me sembra che ne abbia zero l'Inter di colpe. Ok, però il dato di fatto, Bazzani, è che l'Inter rischia di perdere il giocatore più forte della rosa. Poi va bene il capitano, la fascia, Vandanara che sbaglia, Icardi che non parla, però il succo del discorso è che qui rischiamo di perdere per l'Inter il calciatore più forte della rosa. Questo sicuramente, perché sotto l'aspetto tecnico dopo non bisogna poi dimenticare quello che può dare Icardi. Per oggi anche l'aspetto tecnico è in secondo piano, perché io... Sabato era a Parma a vedere la partita, questo è un giocatore che non è che è diventato scarso, però con la testa non vive la partita, cioè lo vedi che non è coinvolto e di conseguenza io vengo da te quando dici che è un gesto forte, però è stato un gesto che è stato giusto il gesto materiale di togli la fascia, ma Icardi non era più il capitano dell'Inter, né per lo spogliatoio né per la società. Quindi ci sarà stata delusione nella società nel farlo, perché c'è affezione, ma non è stato così pesante, perché oggettivamente lui non agiva più da capitano, non era il capitano per lo spogliatoio, non era il capitano per la società, quindi è stata anche abbastanza leggera come scelta, forte come dici tu perché gli tolgo la fascia, ma oggettivamente lui non era più il capitano. Però gliel'hai tolto perché non rinnova, non gliel'hai tolto perché non è un leader. Io credo che, non so fino a quanto perché non rinnova o fino a quanto perché purtroppo determinati limiti sono stati sorpassati, cioè ovvero rimaniamo sull'ambito del contratto, secondo me eravamo già andati oltre su determinate esternazioni, però siamo andati sulla sfera tecnica e quindi entra in ballo lo spogliatoio, perché finché parliamo di contratto è una roba società Icardi, ma quando tu vai sul tecnico dicendo che il giocatore non è valorizzato perché i compagni, perché manca questo, uno spogliatoio come fa a accettare questo? Certo. Abbiamo una grafica, tra poco la leggerà l'Ungari, con le parole di Vandanara, poi ci sono le parole di Spalletti, dobbiamo fare una ricostruzione perché è vero, l'Inter fa un gesto forte, sicuramente i tifosi sono da parte della società perché a un certo punto tutti dicono Icardi e Vandanara avete stufato, però è anche vero che l'Inter probabilmente poteva gestirla nello spogliatoio, in sede, non seguire Vandanara, invece Vandanara
quello che probabilmente era il suo obiettivo lo sta raggiungendo, ovvero liberare Icardi a fine stagione andando a un strappo. Qualcuno non pagherà la clausola, ma 70, 80, 90 milioni qualcuno ci arriverà, e la signora Wanda Nara forse almeno sulla carta il suo obiettivo lo avrebbe raggiunto, se è questo l'obiettivo, arrivare a fine anno e portarselo da un'altra parte dove qualcuno già ha offerto dei soldini. Sto facendo una ricostruzione per poi arrivare a fare le domande agli ospiti. Bazzani annuisce e fa sì con la testa, però se è questo l'obiettivo allora dobbiamo fare l'applauso a Wanda Nara. No. Perché se questo l'obiettivo lo raggiunge, poi... In realtà, Michele, l'obiettivo sono 10 milioni di euro a stagione. Ma qualcuno glieli dà, già è pronto qualcuno a dargli. L'obiettivo, perché l'Inter ha fatto l'antefatto di tutto quello che è accaduto oggi, è una proposta che l'Inter ha avanzato a Wanda Nara pari a 6 milioni e mezzo per rinnovare il contratto. Per quanto riguarda la richiesta da parte di Wanda Nara e di conseguenza di Icardi, questa si attestava a 10 milioni di euro. Era una trattativa in corso, chiaramente, che avrebbe dovuto prevedere degli step, ma che è naufragata nel momento in cui l'Inter ha deciso di punire Icardi, non perché non rinnova il suo contratto, ma perché non mette fine alle dichiarazioni della sua procuratrice. La dichiarazione di Wanda Nara. Esatto, questa perché? È la dichiarazione incriminata, l'ultima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non quella decisiva, ma ovviamente quella che si è aggiunta a tutte le altre. Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra, perché a volte escono delle cattiverie. Wanda Nara ha anche detto non si capisce se escano da dentro o da fuori la società, lasciando intendere che qualcuno all'interno della società abbia interesse a parlare male di Icardi. Spalletti dovrebbe approfittare del fatto che Mauro e Lautaro sono amici e farli giocare insieme. Se mi date da scegliere tra il rinnovo e l'arrivo di uno che gli metta 5 palloni buoni, forse preferisco che Mauro abbia un aiuto in più. Oltre a queste parole ha aggiunto anche che Perisic ha un problema. Facciamo una controprova, ma Real Madrid se fa una roba del genere la portano direttamente a Saragozza in 5 minuti, ma che dichiarazioni sono queste qui? Ma io adesso dico, ma lo vendi a 70, ma che roba è? Ma che dichiarazioni sono queste? Cioè, ma chi è che sta raccontando una barzelletta? Però scusate, non è che oggi scoprite che Wanda Nara, è... Ma la moglie di questo signore e che anche casualmente fa il procuratore. Allora ascolta. Non è che sta bene a me, è il problema del sistema calcio italiano che è ridicolo. Ma non c'è il sistema calcio, qui c'è una situazione, il sistema calcio è un altro paio di maniche, perdonami. Quando è arrivato David Beckham a Milano aveva 7 agenti, uno più professionale dell'altro. Ma poteva avere anche 007 o 7 agenti. Non mi pare che le stesse cose le ho viste in Italia. Ma la signora Beckham non ha mai fatto queste... Deve andare a via Monte Napoleone, ci sono delle offerte. E allora, siccome Michele chiedeva, ma le mogli facevano le mogli, non facevano certo, i procuratori, ma ha raggiunto il suo obiettivo quale? Ma a Real Madrid fanno una clausola che la prima parola che dice le tolgono il 30% del contratto. Ma stiamo scherzando? Ma l'Inter quale sarebbe la colpa dell'Inter? Ma infatti questo è l'effetto Marotta. Lei dice Marotta che ha portato uno stile Juventus all'interno di una società dove evidentemente questo stile al momento non c'era, perché è dall'epoca di Moratti che all'Inter ciascuno fa come gli pare. Non ti dimenticare Adriano, no, ma quale Adriano, ma altre cose che sono l'imperatore, tutto quello che vuoi, ma adesso restiamo a questa vicenda qui. È una vicenda che dal mio punto di vista, se questi sono i comportamenti che io non mi riconosco in un capitano del genere, e soprattutto non mi riconosco in una signora che fa un po' la gente e un po' la moglie. Quando va in TV fa la moglie o la gente, esce la TV, ma che roba è? Ma questa si è creata il reddito cittadinanza, non gliel'ha dato Di Maio, gliel'ha dato Icardi, dai. E quindi la colpa di chi? L'Inter ha sopportato per una vita storie che andavano tagliate in tempi non sospetti. Ok, io voglio il super spot. Ma mica nasce adesso, è cambiata l'aria. Lanciamo il super spot, dobbiamo sentire Spalletti, però io vorrei, forse sto diventando anche stancante a ripetere sempre la stessa cosa. La domanda è: ok, ha fatto bene l'Inter, gli toglie la fascia, non lo convoca perché ha ragione nella forma, nel contenuto, ma poi nella sostanza, se questo se ne va, l'Inter perde un valore, perde un patrimonio, e se lo perdi tra il 2019 e il 2020 non guadagni neanche quello che dovresti guadagnare, perché hai scadenza nel 2021. E allora va bene che i metodi e i modi non sono belli e non sono giusti, però potrebbero avere ragione loro. Ripeto, faccio l'avvocato del diavolo perché siete tutti schierati. Ma nel 2020 non lo perde, fai l'avvocato del diavolo, ma nel 2020 non arrivi, Michele, arriverà il 2019 e prenderà il 70-80, che fai? Ti metti a piangere? Alla luce di quello che sta succedendo, secondo me, se Icardi è un professionista, credo che lo sia, si darà una regolata, se lo darà lui e se lo darà anche lei. Ma la regolata e tornerà a giocare. Ma oggi non torno indietro. Ad agosto si vedrà. Ma siccome gli hanno fatto una multa da 100.000 e non l'ha pagata,
contrariamente a Nainggolan che l'ha pagata, quindi la regolata, basta fargli come si dice, dobbiamo entrare in un concetto molto semplice: se un a me non interessa neanche il capitano, se è un professionista oppure no. E allora se tu hai questo tipo di atteggiamento e chi sta accanto a te dice quelle cose, la società ha preso tardi, in maniera opportuna, con l'avvento di Marotta o con altre situazioni che sono create. Però mi permetti, hai ragione su tutto, hai ragione pure Michele, però non è che Vandanara era così 2 anni fa e lo è adesso. Adesso infatti, avete scoperto che Vandanara è istrionica. Ma tu c'eri nelle trasmissioni che abbiamo fatto, eri a Courmayeur. Comunque non è, se stavi sulla neve dimmelo, perché su questo argomento, con tutto il rispetto per la manager. Ma io da adesso ti dico che Vandanara è insostenibile. Su, basta. Dai. Abbiamo finito. 20 secondi, super spot. Bazzani, Bressan, Rossitto, da ex calciatori, oggi da allenatori, Icardi non parla, però parla con i fatti, la sua decisione credo sia abbastanza eloquente, è chiara, ha preso una posizione, fa parlare la moglie, me ne voglio andare, non lo dice, ma sì. Però Bressan, è vero, a parte che rimango basito io a vedere le dichiarazioni che ha fatto Vandanara, che entra anche dal punto di vista tecnico, poi si contraddice. Dice che lo spogliatoio lo deve tutelare e poi fa una dichiarazione che consiglia all'Inter di comprare qualcuno che crossa meglio, quindi diventa un po' un paradosso secondo me. E poi vorrei anche dire questa cosa qui, cioè ho sentito che Spalletti l'ha convocato Icardi, è lui che non ha voluto andare perché non se la sentiva. Beh, per me, tornando a quello che ha detto Fabio prima parlando di valori, un ragazzino che sente una roba del genere, cosa pensa del calcio? Cosa pensa del suo eroe? Non esiste, cioè l'allenatore ti convoca, tu vai, poi magari non ti fa giocare perché non sei con la testa a posto, però tu vai. Dire che lui diserta la partita perché ha preso questo smacco grande finché vuoi, però non vai alla partita, secondo me è una cosa ancora più pesante. 200.000, emblematico. 200.000 domani. Rossetto. Sì. Emblematico che l'allenatore... Scusami. Sì. Spalletti dopo uno una che partita. Diserta la partita dopo che ti hanno tolto la fascia per una scusami se ti ho interrotto, sì. Dopo una giustificazione, cioè una scelta giustificata dai fatti e da quanto è successo e dal fatto che tu non abbia frenato la persona che sta accanto a te, che ogni 10 minuti va in TV e scarica veleno nei riguardi della società che ti fa il bonifico ogni fine mese, giusto o sbagliato che sia, e non vai, 200.000, sono d'accordo. 200.000. D'accordo. Non vai, 200.000, e se non ci vai, quindi poi dici Michele 70, 80, ma prendo anche 60, il senso di appartenenza alla mia società, che sono il suo capitano, deve essere completamente diverso. Tu non vai a Vienna perché ti hanno tolto legittimamente la fascia, ti domani ti pizzico un'altra volta, le paghi e vediamo quanto poi ci mettiamo d'accordo sul mercato, ne trovo uno che abbia un senso di appartenenza Rossitto, diverso. Rossitto, poi Bazzani. No, ma poi ci dimentichiamo dei tifosi, della maglia, della passione. Parliamo solo di queste cose, di contratti, secondo me veramente rimango basito, perché dove non c'è ordine, dove non c'è disciplina non si vince, perciò secondo me l'Inter in questo momento ha fatto la società, deve essere questa l'Inter se vuole arrivare a costruire qualcosa di importante e a vincere, non puoi essere schiavo poi di questi comportamenti, soprattutto un capitano, deve essere un capitano come ha detto prima Fabio, che deve essere d'esempio, perché non puoi vincere se... pensi a tutto il resto, se dai l'impressione che conta solo quello, non va bene. Io penso che oggi siamo arrivati allo scoppio del palloncino, che si stava gonfiando sempre di più e oggi è stato l'apice. Ma la verità è che, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma a Icardi gli è rimasta solo la fascia al braccio di capitano. Perché per il resto è già da tempo che non agiva più da capitano e anche gli altri non lo vedevano come capitano. Giustamente Alfredo ha parlato di appartenenza, era concentrato su altre battaglie e anche il fatto che non ha mai voluto intervenire sulle esternazioni della moglie, quindi arrivare dentro lo spogliatoio recuperando il credito che la moglie gli aveva fatto perdere, va da sé che era dalla parte di là e quindi oggettivamente lui la fascia la indossava ma non la sentiva più. Solo perché la trovava sull'armadietto. Forse l'unico errore che ha fatto veramente l'Inter è dargli la fascia. All'epoca, forse è l'unico errore che poteva aver fatto l'Inter. A darla subito a Handanovic e...
era un giocatore che magari poteva... Sì, anche perché bisogna chiarire questo concetto, la fascia non si dà al più forte in campo, si esatto. dà a quello che gestisce il momento di a quello che ha carisma, Michele. E la consegna della fascia è complicata, perché non è una roba... Se la dobbiamo dare al più forte è un discorso, se la dobbiamo dare a quello che comunque rappresenta certi valori all'interno dello spogliatoio, le cose non vanno bene, mi prendo la responsabilità, parlo con il gruppo, sono vicino all'allenatore, posso essere vicino alla società, so dialogare, lì va la fascia. E soprattutto devi dare l'esempio, ma anche fuori dal campo. Quando le cose non vanno bene... Poi Michele, per vincere le partite si parla dal martedì alla domenica di calcio, si parla in spogliatoio di calcio, si guarda già l'avversario. Se parli solo di questo non vai da nessuna parte. Però chiariamo una cosa, allora, tu mister hai giocato nell'Udinese, nel Napoli, chi erano i tuoi capitani? Beh, Calori, io lo prendo sempre ad esempio Calori. Calori a Udine? Alla Fiorentina avevamo Battistuta e Rui Costa alla Fiorentina, avevate dei simboli. Sì. Bazzani, i tuoi capitani chi erano? Alla Sampdoria Volpi, alla Lazio Gianni Chedda, cioè il Brescia Caraccio. Cioè, gente che comunque sapeva portare la fascia, ma loro hanno giocato dentro. In ogni spogliatoio ci sono più capitani, perché la fascia è un grado, è una responsabilità, ma poi dentro ogni spogliatoio ci sono dei leader riconosciuti, dei leader silenziosi. Silenziosi, cioè, sì, vero. Quando io dico che Icardi non era più riconosciuto come capitano, è perché purtroppo gli atteggiamenti, cioè il capitano è un onore, ma è anche un onere, cioè ovvero di riuscire a mettere davanti quello che è il gruppo a te stesso, anzi... ho sempre visto che devi anche a volte purtroppo togliere a te stesso per dare al gruppo se vuoi credibilità, e tante volte invece la credibilità... Ecco perché, certo, ecco perché scusami se ti interrompo, ecco perché il problema non è più la valutazione, cioè dal mio punto di vista la fascia non devi metterla, devi saperla indossare, e lui ha dimostrato che questa fascia non la sapeva indossare e non la saprà indossare. Quindi per me non è eclatante, se non la sai indossare non devi andare a una sfilata o devi fare un corso, un vademecum perché domani la saprà indossare, non la saprà indossare mai. Ecco perché dal mio punto di vista il discorso dei 110, dei 90, degli 80, dei 65 è un discorso di lana caprina, inutile. Prenderanno quanto prenderanno, se non troveranno altre soluzioni, e se lui non rinsavirà dal suo punto di vista non capirà che certe cose le deve gestire lui indipendentemente dal suo agente, perché sono morti dei rapporti tra agenti e calciatori a 5 stelle proprio per motivi di questo tipo, e perché il calciatore ha preso le distanze e perché ha detto ascolta, non andare oltre, e quindi anche se la moglie che fa la gente ascolta, non andare oltre, siccome non la sa portare ma la sapevi indossare per una cosa fittizia, il problema del cartellino che segnalava Michele 110, no, per me è l'ultima cosa. Cioè, secondo me al di là, in generale ci sono giocatori che tu li devi valutare e prendere il loro 100% solo ed esclusivamente per quello che ti danno sotto l'aspetto tecnico, perché capitano o non capitano non possono essere degli esempi, dei leader, dei trascinatori. Perché? Perché finito l'allenamento e finito i 90 minuti della partita non hanno la voglia di caricarsi sulle spalle, di essere esempi, di dar la parola, di risolvere un problema, non ce l'hanno. Non so, poi tra poco approfondiremo un altro tema, se ha sbagliato, cosa ha sbagliato, quanto ha sbagliato Luciano Spalletti. Sentiamolo in conferenza stampa prima della partenza, abbiamo seguito la partenza anche da Malpensa, però in molti si sono scagliati anche contro Spalletti, parla di cose che non gli appartengono, dice cose fuori luogo, pensasse a fare l'allenatore, quindi in tanti hanno parlato anche in maniera comunque dura e critica nei confronti dell'allenatore nerazzurro. Sentiamo. Il discorso è quello che dicevo prima, noi abbiamo una partita importantissima davanti. E ci sono già altre situazioni che ci sono passate davanti che non siamo riusciti poi ad andare a prendere come volevamo, per cui anche questa non ripassa più, per cui tutte le attenzioni vanno messe in funzione di questa partita qui, ecco. È stata naturalmente una scelta difficile e dolorosissima, perché si sa qual è il valore del nostro ex capitano, però... L'abbiamo presa condivisa con tutte le componenti della società e fatta esclusivamente per il bene dell'Inter a 360 gradi.
questa è anche un po' la risposta a quello che alludevo dopo Parma, dove sono stato mal interpretato. Io non vado a occuparmi di contratti, non ci sono mai andato, a me non interessa niente, come qualcuno ha voluto scrivere. Io dico perché per quello che è successo è abbastanza evidente che c'erano poi delle cose che ci sono delle cose che contornano il ragazzo che andavano messe a posto, perché anche la reazione di oggi lo evidenzia, insomma, ecco. Fedullah e Volpes, Spalletti ha sbagliato, non dico oggi, no, in generale io... sul caso Icardi, oppure non possiamo dare nessuna responsabilità all'allenatore? Io ti lascio la palla subito, io ti lascio subito la palla. Non è stato mal interpretato, non è vero quello che dice Spalletti, basterebbe riascoltare le sue parole. Ha parlato di cose non di sua competenza, che sono due, almeno dal mio punto di vista, che sono due cose distinte e separate. Quindi quando lui entra nei discorsi del contratto e dell'agente e del direttore che deve andare dalla gente, parla di cose che dal mio punto di vista lo può fare soltanto un manager all'inglese quando ha il budget e ha la competenza. Quindi non è stato mal interpretato, perché altrimenti facciamo confusione. Ha parlato di cose che in modo molto opinabile io sostengo non appartengono alla competenza di un allenatore almeno in Italia. Questa è la partenza. Vabbè, da Malpensa e dopo il caso Icardi, Volpes su Spalletti. Spalletti è sicuramente un personaggio che non te la manda a dire, ma non la mandava a dire neppure quando stava alla Roma o in altri club anche all'estero, quindi ha una personalità molto forte, è una persona, è un soggetto che ama lasciare il segno nel bene o nel male, tant'è che non sempre Spalletti è stato molto amato anche a Roma e probabilmente non lo sarà nemmeno a Milano con l'Inter. Però qui mi pare che alla fine della fiera un po' i risultati che non sono venuti o che non stanno venendo ultimamente in casa Inter sicuramente non aiutano. E dall'altro, diciamo, un calciatore, lo possiamo dire tra virgolette un po' viziato, che sta facendo notare quello che è una delle sue pecche, cioè è un ragazzo immaturo, punto. E quindi questa sua immaturità lui la porta dentro anche il fatto di essere calciatore, quindi un calciatore secondo me completo è un calciatore che non è soltanto che manda la palla dentro la porta, ma che anche ha una sua maturità, al di là del fatto che sia capitano o meno, perché qui il problema non è essere capitano, qui il problema è essere persone mature che quindi... Tra l'altro, se fosse stato un grande professionista Icardi, avrebbe scelto, ce ne sono 10.000 di procuratori straprofessionali e stracertificati in Italia e all'estero, non aveva bisogno di affidarsi alla moglie, trasformando la moglie in qualcosa che probabilmente non è, cioè è un agente Vandanara? Secondo me no, tra poco, è una moglie che si è trasformata in... Sì, no Marcel, ti interrompo perché tra poco Longari ci preparerà un po' di rassegna stampa, soprattutto internazionale, sul caso Icardi in Argentina e in Spagna, se ne è parlato tanto, ma la madre di tutte le domande alla fine è questa: a giugno, luglio, agosto, in estate, Icardi andrà via, non vedo, poi nel mercato tutto può succedere, ti danno 10 milioni, ti abbracci, fai la foto, prendi la sciarpa, Wanda è la migliore procuratrice del mondo, l'Inter va avanti con Icardi, tutto può accadere, però dopo la giornata di oggi credo che lo strappo sia abbastanza inevitabile, Alfredo. A questo punto il Toto acquisto dove ci porterebbe? Real Madrid per Icardi? Liverpool? Inghilterra? Dove possiamo andare? Real Madrid più di altri ci ha provato, quindi Real Madrid è chiaro che in passato ci ha provato anche il Chelsea, ci pensano gli inglesi, è un pallino di Florentino, però Italia, devi prendere niente. Un pacchetto unico. Poi in Italia ce l'ha detto Paratici, realisticamente ci ha pensato la Juve, però io faccio fatica a pensare immagina che ci Paratici possa essere una trattativa tra Juve e Inter. Sarebbe no, tra l'altro è uno schiaffo che sarebbe, tra l'altro siccome, parliamoci chiaro, queste parole di Spalletti sono le parole di chi si sente alla fine del mandato, malgrado 2 anni e mezzo, io la leggo così perché mi stupirei se non arrivasse, cioè, il profilo di Conte è un profilo che da mesi sta dietro l'angolo, a maggior ragione adesso. Dobbiamo pensare anche in funzione del nuovo allenatore, cosa accadrà sulla panchina, quando e se risolveranno, a meno che non dovesse fare una grandissima Europa League, non dovesse vincere, perché non è che gli permetterebbero di arrivare terzo in modo risicato oppure quarto ed è tutto a posto, la Coppa Italia no, la Champions no, se uscivo di qua, se uscivo di là, quindi io penso che il problema Icardi sia importante, ma sia molto più importante pensare a tutto il resto, allenatore compreso. Longari, dall'estero, sì, come perché ovviamente questa notizia è rimbalzata in giro per il mondo, a partire chiaramente dalla Spagna, che come dice
dicevamo, è una delle destinazioni eventuali, ma più probabili per quanto riguarda Icardi, qualora si dovesse arrivare al divorzio con l'Inter. Questa è la prima pagina di Marca, con ovviamente riassunte entrambe le notizie, ovvero la scelta dell'Inter di chitare la capitania, ovvero di togliere la fascia da capitano a Mauro Icardi, e anche la sua reazione, quella di non viaggiare per Vienna per affrontare il Rapid in Europa League. Se ne parla ovviamente anche in Inghilterra, ha destato scalpore questa notizia, anche la scelta di rimpiazzare Mauro Icardi con Samir Handanovic. Anche in questo caso ci sono diversi club che hanno dimostrato il loro interesse a Mauro Icardi, come diceva Alfredo poc'anzi, e ovviamente non potevano mancare reazioni anche in Argentina. Nuovo castigo per Icardi, lui è un giocatore che in patria è stato spesso discusso con opinioni contrastanti su quello che sia il suo valore dal punto di vista tecnico. C'era chi lo voleva fermamente al centro del nuovo progetto della selezione, cosa che è accaduta di recente sotto la reggenza di Lionel Scaloni, però spesso e volentieri hanno anche criticato le sue scelte dal punto di vista personale, da ultima questa di scegliere Wanda Nara come sua procuratrice, e per questo motivo il castigo, secondo Olé, è meritato.